Amici sportivi appassionati di calcio, un saluto da Gennaro Calabrese, versione Pierluigi Pardo, come ogni settimana, per parlare di calcio, per parlare del campionato di Serie A. E diciamo che per questa settimana ne avrei fatto volentieri a meno. E dai. Una 22esima giornata che nel segno del carnevale vede qualche scherzetto di troppo alle pretendenti allo scudetto. Beh sì, abbiamo perso questa partita col Napoli, sono molto dispiaciuto, molto triste, però la cosa bella di me è che quando sono dispiaciuto non si nota la differenza. Complimenti a Ringhio, l'ho visto anche un po' diverso, volevo sapere qual è il suo segreto. Mio segreto? Nessun segreto, mi stavo facendo la barba, ho sbagliato e quindi sono rimasto con i baffi e la mosca. Tipo l'arbitro, Lando Buzzanga, no? Però ho portato bene. Possiamo dire che la Juve ha giocato in inferiorità numerica, visto che per la prima volta contro il Napoli l'arbitro non è stato dalla loro parte. E nonostante il regalo di due medaglisti doc, appunto Pirlo e Gattuso, i rossoneri perdono con lo Spezia e perdono anche la testa della classifica. È una cosa che non ho digerito. Lo Spezia ci hanno davvero fatto molto male. Praticamente ci hanno speziato in due. Un battutone hai fatto, e dai! A differenza della mia Inter, Pier, che battendo la Lazio è arrivato al primo posto in classifica, ma diciamolo sottovoce. Beh ragazzi, spiace purtroppo per la sconfitta. Noi in attacco siamo stati un po' stitici e invece loro con Lukaku sono andati in scioltezza. Spiace. È vero ragazzi, Lukaku, una forza, anzi più che una forza, Lukaku è uno sforzo, Lukaku agghiacciante. È da un Conte che c'è a un Conte che non c'è più. Ragazzi, è vero, mi hanno cacciato, adesso al mio posto c'è Draghi, al quale auguro che la sua squadra sia di certo meglio della mia. Buonasera. Vi annuncio la mia formazione del fantacalcio di questa settimana. In porta Mattia Perin, al quale verrà conferito l'incarico più importante, la difesa della porta. E allora in bocca al lupo a Draghi per il suo fantacalcio, dove sappiamo i voti sono importanti, a differenza dell'Italia, dove il voto ormai sembra aver perso il suo valore. Alla prossima! Addirittura una chiusura con la morale. E dai. Calabrese, Gece, Gennaro, Gece, Calabrese.